può essere anche una formidabile ancora di salvezza in un territorio difficile, a rischio, spesso abbandonato dalle istituzioni. A raccontarcelo il nostro ospite, Rosario La Russa, benvenuto. Salve. Hai sentito? Rosario, benvenuto agli Stati Generali. Leggere comanda. Tu vieni da Scampia, territorio molto difficile, e lì hai fondato, sei naturalmente libraio, scrittore, hai fondato una cosa che si chiama la scugnizzeria. Intanto raccontaci cos'è. È un sogno realizzato. Quando io avevo 15 anni nel mio quartiere è scoppiata una guerra di camorra, la faida di Scampia, dove sono state ammazzate 60 persone in 6 mesi. Io durante quei 6 mesi ho perso un parente, mio cugino Antonio Landieri è stato ucciso per errore. Quando Antonio è stato ucciso per comprare un libro, bisognava emigrare, bisognava fare 10 chilometri, 8 fermate della metropolitana. Perché non c'erano librerie. Tu hai fatto una riflessione, no? Sarà collegato anche la mancanza di libri? Assolutamente, avevo questo desiderio e tutti mi dicevano: ma chi è che legge a Scampia? Perché aprire una libreria a Scampia? E abbiamo aperto la scugnizzeria, la casa degli scugnizzi, dove prima si vendeva la droga, oggi si spacciano libri. Abbiamo aperto una piazza di spaccio di libri. Intanto questo già mi sembra un bel titolo. È la prima piazza di spaccio dei libri. Ma tu hai detto, quando ero più piccolo io, appunto, bisognava espatriare per comprare un libro. Tu vuoi dare una possibilità, che non è detto che risolva le cose, no? Non pensiamo che un libro possa risolvere tutto, però almeno avere una scelta, no? Per questo questa porta è sempre aperta della scugnizzeria. Sì, Seneca diceva: la fortuna non esiste, esiste il talento che incontra l'opportunità. Quando io ero piccolo non c'erano tante opportunità. Oggi potrei portare le persone per mano a Scampia e far vedere che ogni 80 metri c'è una rivoluzione, un ristorante Italo-Rom, uno stadio realizzato riciclando 77.000 chili di pneumatici abbandonati nella terra dei fuochi. C'è una terra in cambiamento e credo che... Vedi, è apparso, Scampia non è solo Gomorra. Questo è un dipinto così nei muri, però mi sembra una frase importante. Sì, sta cambiando questo quartiere e noi con la libreria tentiamo innanzitutto di recuperare un senso di normalità, perché il fatto di trovare un libro sotto casa per un bambino, venire a fare teatro alla scugnizzeria... Ecco, diciamo le cose che avvengono nella scugnizzeria. Sì, innanzitutto abbiamo una scuola di recitazione per bambini dai 0 ai 99 anni, dove hanno opportunità di fare casting, incontri con persone che vengono dal centro. Non bisogna più andare al centro, oggi abbiamo trasferito il centro in periferia. E poi abbiamo una radio per dislessici, un laboratorio di costruzione di giocattoli. Anche un TG delle buone notizie, che deve essere faticoso trovare delle buone notizie, come fate? C'è un TG delle buone notizie? Sì, si chiama Made in Scampia News, è un TG che appunto serve a raccontare le buone notizie. Oggi ci raccontano solo buone notizie, soprattutto all'interno del quartiere. Noi volevamo dire: ragazzi, guardate che qua c'è una foresta che cresce, raccontano solo l'albero che cade. Bene, è vero. Tra l'altro c'è anche una cosa che è interessante, no? Niente è miracoloso, però tu dicevi che prima l'unica normalità era, no? Normalità, perché la criminalità poi diventa una cosa normale, ti abitui all'idea, ma se vedi qualcos'altro, probabilmente il tuo sguardo si abita a qualcos'altro e puoi scegliere. Sì, questo è il potere dell'esempio. Io sono cresciuto in un palazzo dove si spaccia la droga, ripetevo la versione di latino facendo lo slalom tra i tossici. Oggi i ragazzi hanno altri esempi. Noi non veniamo da super famiglie, ma veniamo da famiglie operaie, quindi siamo l'esempio che con la costanza, con lo studio, con il rimanere nei propri territori. È vero, è normale, un essere umano, non è? È l'Italia! No, perché dai, sembrano quelle cose. Si possono cambiare. Senti, raccontiamo cos'è il libro sospeso, perché a Napoli c'è un'abitudine del caffè sospeso, no? Che uno lascia un caffè pagato per chiunque voglia venire. E c'è il libro sospeso alla scugnizzeria? Sì, è questa pratica bellissima. Ci sono persone che vengono alla scugnizzeria e comprano un libro, lo dedicano e lo lasciano ai ragazzi, oppure lasciano soltanto una somma e mettono una X sulla lavagna. I ragazzi vengono, cancellano quella X e prendono un libro. Questa è una startup. È un modo per far iniziare i ragazzi a leggere, non è una cosa pietistica, cioè, no, non c'è, certo. È proprio un tentativo di avvicinare questi ragazzi che spesso comunque vengono da famiglie dove il libro è un lusso, è qualcosa di collaterale. C'è un modo appunto che è come regalare un libro a tutta l'umanità. Non a caso c'è scritto davanti alla scugnizzeria: sognare il sogno impossibile.
È ancora possibile sognare il sogno impossibile in questo paese? Questa è una bellissima frase di una poesia di Miguel de Cervantes, l'autore del Don Chisciotte, che dice: sognare il sogno impossibile, abbattere il nemico invincibile, questo è il mio scopo. Noi dobbiamo camminare, dobbiamo insegnare a questi ragazzi che facciamo la differenza quando ci occupiamo dei figli dei nemici, che gli altri siamo noi e che nessuno è innocente, che nel momento in cui ci giriamo dall'altra parte siamo già colpevoli. Questo mi ha insegnato la scugnizzeria. Questo ci insegna la scugnizzeria. Grazie veramente a Rosario. Senti, voglio dirti una cosa per presentare il prossimo nostro contributo. Ma tu le segui le serie? Abbastanza. Perché si dice che le serie hanno ucciso i libri. Allora se uno legge, se vede le serie non legge più. No. Si può fare l'una e l'altra? Assolutamente, si può fare. Bisogna trovare modi alternativi per arrivare ai ragazzi, insomma. Esatto, e un modo alternativo è il nostro. Vedendo questo nostro bignami delle serie, possiamo leggere. Non avremo più bisogno di fare nottata con le serie, perché sono già tutte qui. Grazie Rosario! Grazie a voi. Rimani con noi.